praticamente anche gara 2 qui a Cuneo. Cosa non ha funzionato oggi? Come analizza questa partita abbastanza a senso unico? Sì, oggi partita a senso unico, però anche nel senso che anche l'altra partita sia stata vinta nettamente, no, perché era stata molto equilibrata e decisa per pochi episodi. Stasera loro sono stati superiori in tutto. Noi purtroppo avevamo, oltre ai problemi già che c'erano al centro, perché nell'ultimo periodo abbiamo giocato solamente con due centrali, e si è aggiunto il problema di Galaverna, che ha voluto provare a giocare con un ginocchio così, in condizioni non idonee, e abbiamo provato, ma ha fatto molta fatica a muoversi. Questo credo abbia dato molta insicurezza alla squadra, perché lui è un giocatore importante che dà equilibrio anche in ricezione. E poi, insomma, ho provato tutte le soluzioni possibili, ma loro hanno preso ritmo. Loro sono un buon gruppo di giocatori che magari quest'anno non ha fatto quello che si aspettavano, ma che adesso, anche con l'innesto di questo ragazzo bulgaro, hanno trovato una loro identità, e quindi, insomma, più la partita andava avanti, più diventava difficile. Mi spiace questo finale di stagione, dopo che abbiamo fatto un girone di ritorno molto, molto buono. Credo di essere riuscito a dare qualcosa tecnicamente ai ragazzi, ma non a trasmettergli quella sicurezza, quella convinzione che serviva per partite così impegnative dal punto di vista mentale. Non so, perché la società con noi è stata molto corretta, non ci ha dato delle pressioni particolari, ci ha lasciato prepararci nel migliore dei modi. Quindi vi ringrazio per questo. Mi spiace non essere stati all'altezza della situazione in quest'ultima partita oggi, ma complessivamente considero tutto l'ultimo periodo molto, molto buono. Peccato, perché così confidavamo di andare avanti, di potercela giocare almeno per un altro turno, e non ci siamo riusciti. Ecco, era molto difficile arrivare fino in fondo. Naturalmente, cosa significa questa retrocessione in Serie A3 da parte di Cuneo, anche per la società? Ma è una retrocessione è un po' particolare, perché sappiamo che da 28 squadre ne restano solo più 12 in A2, di cui due scendono dalla Superlega, quindi in pratica sono 10 squadre. E era molto difficile restare nella categoria in cui eravamo adesso. Questo lo sapevamo. E siamo contenti di cosa abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Ci sono stati tanti segnali positivi. Io mi sono trovato bene ad allenare questo gruppo. Non lo giudico solamente per quello che è stato fatto oggi, e quindi, insomma, faremo tesoro di questa esperienza, e di qui ripartiremo. Grazie. Grazie. Grazie.